qua su un'imbarcazione, l'acqua è quella del Po, è un presepe itinerante sul grande fiume che è partito nei giorni scorsi, credo di ricordare, da Roncarolo e poi è arrivato alla MAC, Motonautica Associazione Cremona, dove tuttora è, come ce lo spiegheranno poco fa, tra poco alcune foto. Chi si è occupato di tutto questo viaggio? Beh, tra le altre associazioni anche Catfishing Italia, il cui presidente Aldo Vecchietti in questo momento è collegato in diretta con noi via Skype. Vecchietti, buongiorno. Buongiorno. Allora, avete portato questo presepe che adesso vedremo con le foto sul Po, un presepe itinerante, cioè. È itinerante in quanto è stato creato, diciamo, è nato sempre dall'associazione Catfishing Italia. Abbiamo fatto prima le manifestazioni da Mortizza fino a Piacenza, dal centro nautico Piacenza. E quest'anno, con l'unione dei fiumi, dalle conche e della risalita, abbiamo pensato appunto di portarlo fino a Cremona. E grazie alle associazioni, società canottieri, Ongina, grazie all'istruttore di Voga Veneta Lucio Marcotti e Enrico Periti, e la squadra OPSA Croce Rossa Italiana Piacenza, che sarebbero gli operatori polivalenti del soccorso in acqua. Abbiamo fatto questo tragitto, abbiamo portato il presepe alla MAC per cercare di unire la gente sul fiume e di dire a tutti non abbandoniamo il nostro grande fiume con tutto anche il bracconaggio che c'è dietro, dobbiamo cercare di salvaguardarlo. Certo. Allora, coinvolti, dicevamo, il Centro Nautico Piacenza, la Tana di Roncarolo, la MAC di Cremona, il gruppo salvataggi in acqua, la società canottieri Ongina e naturalmente Sì. tutti Catfishing Italia. Catfishing Italia, che tra l'altro è un'associazione, voglio ricordare, che è nata nel 2009 di pescatori sportivi, ovviamente specializzati nella pesca del siluro. Quindi, insomma, voi, diciamo che il vostro pesce non manca nel Po, o sbaglio? Sì, no, non manca, diciamo, però attualmente, con sempre il discorso del bracconaggio, molti esemplari sono stati tolti Ne e oltre al incontrate tanti di bracconieri? E molti, sì, purtroppo sì. È una piaga che sta divagando molto nei nostri fiumi e anche laghi e canali interni, diciamo, delle varie province e regioni. Sempre stranieri? Sì, tutti stranieri. E comunque ci stanno lavorando le associazioni, siamo riusciti a far rallentare, diciamo, questa piaga. Ho capito. Vabbè, insomma, comunque intanto avete portato, bracconieri o meno, questo presepe che appunto è partito l'altro giorno da Tana di Roncarolo, comune di Caorso, ha toccato poi altre varie località, se non ho capito male, Monticelli, eccetera, eccetera, e adesso è arrivato a Cremona. Il presepe è realizzato da Luca Cassoni, mi conferma? Sì, Luca Cassoni, sì, è un nostro tesserato, membro anche lui del Catfishing Italia. Fa parte del direttivo e questo è il secondo anno che lo prepara lui. Niente, la passione per la pesca, per il fiume così, ci ha sempre dato una mano, un aiuto, diciamo, di spirito Certo. È insomma un presepe che diventa anche il simbolo dell'unione, della solidarietà tra i pescatori piacentini e quelli cremonesi, è il caso di dire. per questo. Sì, infatti. Bene, Aldo Vecchietti, grazie. Ma quindi il presepe lo si può vedere alla MAC di Cremona ancora per quanto? Fino alla fine delle feste rimane in visione lì alla macchia di Cremona. Bene, bene, bene. Aldo Vecchietti, presidente di Catfishing Italia, grazie, la salutiamo. Grazie, buongiorno a Grazie. tutti. Dal presepe sul Po alla